abbiamo già solo i due punti di deduzione per le cadute. Nikita Nagorny. Non l'ho visto benissimo nel turno precedente, e quando dico non benissimo vuol dire per quanto riguarda il suo valore, evidentemente, che vorrebbero in centinaia potersi esibire come l'ha fatto lui. Già qui ha sofferto un attimino. Bellissimo. Contro Kipe su uno stagio solo con una rara sicurezza. Contro Kipe con mezzo giro, molto bene. Kenmotsu, gran volte, cioè molto eleganti. Makuts, molto bella. E l'incertezza era solo l'inizio, solo per illudere qualcuno che non fosse in forma. Ah, oh, che eleganza. Ai ai ai, cade. Questa non era prevista. È caduto. Attenzione. È vero che la Ubareva paga due cadute, però questo non me lo aspettavo. Non vorrei che sia successo proprio quello che tu temevi, cioè un rilassamento da parte del ginnasta russo. Quindi lui è fuori dall'asse verticale, scende. E ha provato a salvarsi, ma poi non però ce l'ha poi fatta. Ti dirò una cosa: il Nagorny presente a Tokyo non era il Nagorny fisicamente presente qui. Deve togliersi un paio di chili di troppo, deve ritrovare la forma, ma ha tutto il tempo. Peccato. Un errore, non dico da principiante, ma quasi, almeno la risalita dopo la discesa laterale, quello non doveva concedersela quella caduta. Ed è proprio tipica di uno che deve ritrovare i suoi mezzi, ma d'altronde loro hanno chiuso dopo Tokyo e probabilmente lui si è solo gestito ultimamente per ritrovare un po' di forma per queste gare. Non so se è l'unica che fa qui da noi, si è fatto qualcos'altro in giro per l'Europa, ma è chiaro che non è il Nagorny fresco, leggero, spumeggiante che abbiamo visto a Tokyo. Beh, anche perché comunque loro fanno le preparazioni proprio mirate per i singoli eventi. Evidentemente quest'anno i due eventi principali erano gli europei e i giochi olimpici. Certo. Metto un po' da parte il mondiale.